tell me where the freaks at. Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro Heisenberg. Siamo tornati in un episodio di Far Cry 4 nella modalità campagna questa volta. Oggi andremo a giocare una missione primaria, una missione principale per il sentiero d'oro. Quindi entriamo in questa stanza che è stata tutta la parte del viaggio che è stata, che comunque era inutile. Ciao. Abbiamo Badra con cui parlare e vediamo cosa ha da dirci. Devo chiamarti Tarun Matara. Badra va bene, per ora. Cos'hai? Il primo a conquistare il Tempio di Jalendo guiderà il Sentiero d'Oro. C'è in gioco il futuro del Kirat e io mi trovo in mezzo ad Amita e Sabal. Li hai visti litigare, sai come sono. Amita vuole distruggere il Tempio. Dice sempre che così libererà le donne del Kirat, eliminando per sempre tradizioni obsolete come la Tarun Matara. Credevo che la Tarun Matara fosse una cosa buona. Secondo Sabal, sì. Se conquista il tempio, completerà la cerimonia e diventerò la Tarun Matara. Dice che il ritorno alla tradizione ci renderà più forti. E tu cosa vuoi fare? Io voglio un Kirat libero, ma non posso scegliere da sola. Amit e Sabal non saranno mai d'accordo, quindi resti tu, Ajay. Hai fatto la differenza, il Sentiero d'Oro ti ascolterà. Ma devi capire che chiunque aiuti a Jalendu diventerà il leader incontrastato del Sentiero d'Oro. E quando Pagan sarà sconfitto, controllerà tutto il Kirat. Quindi, signori, okay. A quanto pare, questa credo scelta è ancora più grazie. Importante di tutte le altre. Perché, da quello che ho capito, questa è l'ultima scelta che noi dobbiamo fare, l'ultima scelta che siamo costretti a prendere, perché, come ha detto, chi aiuta in questa missione avrà il controllo definitivo del Kirat. Allora, guardate, io vi dico una cosa. Amita è vero, non la sopporto. A spiriti rivoluzionari eccetera eccetera eccetera, ma i popoli orientali, cioè in questo caso quelli del Kirat, della parte dell'Himalaya, quindi dell'India e cose del genere, sono molto tradizionalisti. Quindi io già non sopporto Amita, ergo ascoltiamo la proposta di Sabal e vediamo cosa ha da dirci, ma credo che quasi sicuramente Sabal, accetteremo la sua. Vediamo un po'. Mi dicono che Amita vuole attaccare Jalendo. Che troia ignorante! Con calma però, eh! Non ci bastava avere Pagan che distrugge tutto, ora ci si mette anche lei! Ho chiuso con Amita. Hai idea di cosa significa Jalendu per il Kirat? No, spiego. E anche per Mohan. È fiero di te, lo sai? Sei morto, che cazzo te lo dice che è fiero di me? Purificheremo Badra, riuniremo il popolo sotto la luce di Kira. Inoltre a Sabal dobbiamo essergli grati anche per il fatto che quando siamo scappati da Durgesh ci ha aiutato, e io ho accettato già la missione in giunzione, ci ha aiutati a scappare da Durgesh venendoci a prendere. Io entro nella carretta dei turisti e mazzo, altro che carretta. Comunque, 390 metri da qua andiamo a Jalendu. Credo che quello era un nemico, comunque non mi interessa. Andiamo a 300 metri da qua e andiamo a conquistare Jalendu. Jalendu che poi tra l'altro è là, quindi non è che chissà quanto lontano era. Ok signori, sono arrivato sulla punta di questa montagna. Mettiamoci un po' più avanti che magari qua siamo messi più comodi. Lascio una barchetta che gira, mi voglio armare di fotocamera. Vediamo un po' quanti nemici ci sono. C'è un cecchino. Là c'è una... c'è una mitra. Qua c'è ancora sto... ah, quindi qua ci sono tre nemici su sta barca, o due. Là vedo qualcun altro, ce ne sono infatti altri due. Poi vediamo un pochetto. Oh, quella è un'aquila. Là c'è un nemico, qua me ne è stato marcato un altro, manco me ne sono accorto. Un po' più su non c'è nessuno. Quindi
sono troppo pochi, secondo me, per quanto dovrebbe essere complicata sta missione. Comunque, io ho messo il silenziatore vicino al cecchino. Lo faccio leggermentissimamente più avanti. Voglio far fuori prima questi. Anzi, forse lascerei andare per fatti loro. Voglio far fuori prima il cecchino là. No, 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 fermi, fermi, fermi. Mi stavano vedendo. Comunque, voglio far fuori prima il cecchino là. Sono lontanissimo. L'ho ucciso! E tra l'altro non si è nemmeno sentito il proiettile. In effetti, con un silenziatore vicino mi sembra anche normale. Passiamo un po' la guardia, vediamo un po'. Con calma, facciamoli venire tutti quanti fuori. Ci sei tu e muori. Il silenziatore comunque è una comodità assurda, no, l'ho mancato. Boom, muori. Non ho nemmeno tantissimi proiettili per sto cecchino. Fuori un altro. Giuro che così li faccio fuori pian piano tutti. No, l'ho mancato. Boom, preso. Mi stanno iniziando a sparare. Non ho visto, non credo. Là ci sono quei tre sulla barca che stanno andando a fatti loro. Fuori un altro. Ho quattro proiettili per abbastanza nemici. Boom! Fuori un altro. L'ho detto, così piano piano li faccio fuori tutti, eh. Boom! Eliminato un altro. Headshot! Fuori un altro. Oh, ma li ho fatti fuori tutti. Non credo sia possibile. Cioè, non mi dite che sono un cecchino talmente potente da averli fatti fuori tutti quanti. Mi guardo un po' intorno. No, sembra che li abbia fatti fuori tutti. Proviamo a fare. Quello dovrebbe andare in aria. Una piccolissima esplosione, però. Sembra che io l'abbia fatto fuori tutti, quindi voglio entrare un attimino in acqua. Col cazzo che entro in acqua! Col cazzo che entro in acqua! Scappa, 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 scappa! Scappa, puttana maiala! Come ho tentato di azzardare un po'. Porca! Oh, sono alleati! Alleati disperati! Lo senti, coso? Ecco, sei morto. Ecco, bravo. Spingi un po', posso entrare? Ajay, sono Saballa. Yuma e Pagan hanno derubato il Kirat per anni, accumulando reliquie a Jalendu. Non voglio che l'esercito si prenda ciò che appartiene al nostro popolo, quindi occupati delle loro barche prima di attaccare. Non deve scappare nessuno. Hanno anche piazzato degli esplosivi, disinnescali. Se ti scoprono, faranno partire il timer. Ok, però comunque ci dovrebbe essere poca gente. Se non nessuno, visto che comunque li ho fatti fuori tutti. Dov'è sta bomba? Andiamo prima sull'altra. Saliamo con calma. Giù. Eccolo. Ciao. Ecco, ho trovato la prima, che è qua fuori, quindi mi faccio il giro da fuori. Disinnesca sta bomba. Ora devo capire dov'è l'altra, perché io non la vedo. Ah, ecco. Ah, ecco qua. Chissà se c'è qualcuno, ma. Cazzo! Porca troia, porca troia, curati. Ricarica. Attacca. Mi prendo il cecchino. Ajay, le guardie sanno che sei lì. Hanno attivato il timer delle bombe.
L'ho mancato adesso. L'ho preso, credo. Grazie del benvenuto. Oh, è morto. Bene così. Devo disinnescare la bomba per adesso, perché altrimenti diventa critica la cosa. La bomba è disinnescata. Adesso devo eliminare i nemici rimasti. Per farlo però devo uscire. Quindi mi sto perdendo. Fatemi vedere un po'. Permesso, andiamo. Salve, muori. Quanti ne siete? Solo tre. Calcio anche la batteria del joypad. Si sta scaricando. Ecco, muori. È fatta. Bel lavoro, ma ho delle cattive notizie. Le vedette mi dicono che stanno arrivando rinforzi nemici verso la tua posizione. Vogliono riprendersi il tempio. Preparati a combattere. Guarda, io mi metto qua con questa. Soldati in arrivo da ovest. Ovest? Dov'è l'ovest? Difendi il tempio. Là, ecco. Ok, fatti fuori. Ci sono altre barche in arrivo. Ok, ne ho fatto fuori un altro. Altri due. Guarda, vi do un consiglio. Non scendete dalle barche perché ci morite prima. Ecco, morto un altro. Fatemi curare. Dov'è? Eccoti. No, non ci passate proprio qua. Forse non avete capito. Stanno arrivando da est altri. Vediamo un po'. Est, ma c'è ancora qualcuno qua. E cazzo, dove cazzo vai? Stai fermo. Est è là dietro. Oh cazzo, non sono caduto. Oh porca puttana. Porca di una puttana. Usa. Che cazzo è sto barcone? Ma che cazzo è sta arma? Ma che cos'è quest'arma? Porca puttana. Oh cazzo, che è? Che era? Chi era? Non so nemmeno dove devo guardare. Boh, uccisioni multiple a caso. Abbiamo fatto fuori un altro. Poi? Dai, fatemi togliere da mezzo velocemente, vi prego. Buonasera. Eccomi qua. Porca puttana, siete stati fortunati anche che ho messo il caricatore. Headshot. È morto. No, ce n'è un altro ancora. Hai mai provato un coltello su per il culo? E tu un proiettile dritto in testa. Ok. Armata è morto. In arrivo da ovest. Armata in arrivo da ovest. Tra l'altro qua mi sono finite le munizioni. Corri. Devi salire subito. Devi correre però. Acciai, corri. Puttana ladra. Corri. Mettiti qua le armi. Usa. Dove sono? Oh cazzo. Ho fatto un headshot non lungo tra l'altro. Boom. E un altro uccisione. Dove sono i pezzi? Cazzo. Come hanno fatto? Ok, eccomi qui di nuovo alla terza ondata. Alla sesta. Sto iniziando anche a delirare. Ho tutto il tempo che ci sto perdendo per fare sta cosa. Vediamo se mi riesco a fare fuori tutti quanti. Piano piano. Abbiamo un elicottero bastardissimo. Ci muore questo. Grazie, è morto.
Poi dovrebbe essere arrivato un altro elicottero. In tutto questo noi mi stanno devastando. Anche dall'là ho fatto un headshot. Bene. Ricarica. Cioè ricarica, curati. Oh, fuori. Devo buttare al pilota, l'ho preso? Non lo so però. Sì, l'ho preso! È morto! Curati! Mi stanno sparando da qualche parte, arrivano degli spari da qualche parte. Ma devo intuire dove però, perché altrimenti. Ah, è là. E stesso quella mitraglia di merda. Vediamo se riesco a cecchinarlo. Boom! È morto! Ingiunzione, missione completata, finalmente! Volendo è salvo, Saballa. Lode a Kira. Credevo che arrivasse prima Amita. Ci pensi che voleva impedire a Badra di compiere il suo destino? Non puoi frapporti tra un popolo e i suoi dei. Questa arroganza sarà la sua rovina. Bene così. Siamo riusciti a completare questa missione, che io ho già dimenticato il nome. Qual è? Comunque, mentre mi prendo delle foglie verdi per prepararmi le singhe curative, vi saluto. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!